E ciao ragazzi e benvenuti in un nuovo video. Oggi finalmente, dopo due settimane, forse tre, di lunghissima attesa, ragazzi, vi presento il mio nuovo acquisto. Ragazzi, ho usufruito del bonus mobilità per intero per regalarmi lui, ragazzi. Lui è il Kirin M4 Pro della Kugo. Ragazzi, come lo vedete ora in questo momento, non è per niente più originale. Infatti ho fatto tantissime modifiche. Modifica numero 1, specchietti 1, 2, modifica numero 2, supporti GoPro, 1 qui e 1 qui. Sotto faretti 10 watt supplementari con occhio luminoso, cioè questi led si accendono di rosso. Più ho fatto tutta la gavetteria, ovviamente, supporti questi creati con la stampante 3D. Poi dietro ho messo il gancio, questo qui, per poterlo sollevare. E ragazzi, dopo due giorni d'uso vi dico questo: il monopattino mi piace. Per quello che costa, valutando il prezzo di listino, era intorno alle 700 euro, non è male. La problematica numero uno è la batteria. Questo modello specifico ha 13 A5 di batteria, però esiste un modello diciamo nuovo, aggiornato, che arriva anche a 16 ampere ora come batteria, e ha qualcosa in più come percorrenza, come autonomia specifica. Il mezzo, ragazzi, è un colosso, pesa tantissimo, ti dà sicurezza nelle strade, guardalo che bello. Poi ho aggiunto anche questo, l'ho messo proprio stamattina. Qua dentro, ragazzi, ho messo un power bank per il momento, con cavo per ricarica delle due GoPro. E poi un'altra modifica ancora che andrò a fare sarà un altro di questo messo sotto qui, dove andrò a tenere l'attrezzatura, carica batterie, le viti, le chiavi, per eventualmente succede qualcosa, tutto il set di soccorso a portata di mano, ecco. E ragazzi, ripeto, è bello, mi piace, è un monopattino che si fa guardare, forse così ancora di più, perché gli inserti in carbonio, le manopole, attenzione, ho già fatto tante di quelle modifiche, ragazzi, che neanche me le ricordo tutte. Queste nuove Barracuda, questo è on off dei nuovi faretti, che ancora però, ragazzi, li devo collegare. Perché? Perché l'impianto del Kirin M4 Pro è seccantuccio, non è semplice da fare queste modifiche. Lo vedremo prossimamente in un video dedicato, vi spiegherò, smontandolo, aprendo le plastiche, ragazzi, cosa ho trovato.
ho trovato delle cosucce che bene vorrei parlare, perché so che tantissimi posseggono questo modello, anche quello prima e quello dopo. Questo diciamo che è il modello intermedio, poi per il resto niente, LED posteriore stop, indicatori direzionali molto carini. Sotto in pedana LED che cambiano colore destro e sinistro, e questo vorrei modificarlo, vorrei farlo diventare unico colore, ma vedremo prossimamente cosa riesco a fare. Per il momento il mio cascone è questo qui, era il casco che uso per la moto, però in collaborazione con un grande rivenditore italiano, e mi ha promesso che mi invierà un paio di accessori, tra cui anche un bel caschetto. Ragazzi, ripeto, la batteria così per com'è è pochina. Ragazzi, questi sono due faretti 12 volt, 10 watt, 10 watt cada uno. Questo è il faretto originale. Ragazzi, io non li andrò a cablare nell'impianto originario del monopattino. Diciamo che andrò a realizzare un impianto parallelo, così da non toccare quello originale di casa Cugo. Per quanto riguarda poi eventuali migliorie, ragazzi, si può sempre optare per una batteria secondaria. Voglio fare nell'effettivo delle prove di percorrenza, però in questo momento si sta mettendo a piovere, perciò mi conviene fare strada e speriamo che non mi piova addosso. Boom boom. Proviamo le luci. Illuminano, ragazzi, soltanto questa, ragazzi, è una salita bruttissima, super ripida, però a filo di acceleratore, bellissimo, ce l'ha fatta senza problemi. Peccato per il tempo, ragazzi, ho paura che possa piovere.